Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata dell'incontro, trasmissione in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine, edizione Ager Campanus. Stasera una puntata straordinaria, speciale, abbiamo ospiti in studio, vedrete esposte delle bandiere bellissime, rievocative, sono la bandiera del Regno delle Due Sicilie. Stasera parleremo dei Borbone. Saluto Sara che ci presenterà gli ospiti in studio. Ed io come sempre ti ringrazio Sergio, dunque buonasera a te, benvenuti ai nostri ospiti qui in studio e ben ritrovati a voi telespettatori. Come sempre vi invito ad interagire con noi e partecipare alla trasmissione utilizzando il numero in sovraimpressione oppure tramite i social, accedendo alla pagina di TLA TV e lasciando un commento per i nostri ospiti in studio o anche per far capire la vostra partecipazione. Ora non ci resta che dunque iniziare con la serata e presentarvi i nostri ospiti. Abbiamo qui con noi il professor Gaetano Damiano, cavaliere del Sacro Ordine di Malta e Costantinopoli, nonché funzionario dell'Archivio Storico di Napoli, il professor Vincenzo Gulì, storico, e per Ars Illuminandi la dottoressa Katia Piccirillo. A voi dunque buonasera ancora e la parola passa a te Sergio, grazie. Noi intanto diamo il benvenuto immediatamente a Katia Piccirillo, perché Katia Piccirillo sta qua in rappresentanza della Ars Illuminandi, che è una straordinaria azienda, un'editrice che fa delle opere meravigliose, una delle quali è questo bellissimo libro che le chiedo la regia di inquadrarlo, eccolo qua, I Borbone. Un libro di 456 pagine in sole 499 copie, quindi stiamo parlando di un pezzo raro, unico, che non può mancare nelle case di chi ama la storia, ma soprattutto di chi ama la cultura e le cose belle. Che cos'è Ars Illuminandi? Ars Illuminandi è una grande azienda editoriale di pregio, specializzata nella distribuzione di opere a tiratura limitata e nella riproduzione anche di antichi codici in facsimile. Perfetto. Perfetto, io chiederei alla regia il contributo per vedere di cosa stiamo parlando. Benvenuta Ars Illuminandi. Passiamo adesso ai nostri ospiti, parliamo, la prima domanda la facciamo al dottore Damiano, professore, dottore, stiamo parlando dei Borbone, si parla dei Borbone ma se ne parla sempre poco, qualcuno ne parla addirittura male. Qual è la realtà delle cose? Cosa hanno fatto i Borbone? Ci risulta che, faccio un elenco brevissimo, stiamo parlando di primi nel mondo per ferrovie, per ponti sospesi, per raccolta differenziata, pochi lo sanno, Napoli già nel 1841 faceva la raccolta differenziata, prima illuminazione stradale, addirittura primo, fatemelo dire, forse non è corretto dirlo in TV, primo bidet. Professore. I Borbone hanno innanzitutto un enorme pregio. Con Carlo di Borbone noi diventiamo Stato, eravamo stati per qualche secolo una dipendenza della Spagna e l'orgoglio e l'appartenenza che ci è stata donata da Carlo di Borbone, che fu definito il re nostro e nazionale, che ci ha dato, in quanto popolo,
meridionale, la sensazione di essere, di appartenere, di avere finalmente qualcosa in comune, ci arriva da loro. La stessa stagione di grandi e meravigliose opere come le regge, come i palazzi, come l'albergo dei poveri, ci hanno dato una sensazione di grandezza per la prima volta. E questo volta. È il secondo passaggio di domande che mi ero conservato, lei lo sta un po' anticipando. Fermiamoci un attimo qua, professore Vincenzo Gulì. Si parla sempre dei re, dei monarchi, ma non si parla mai delle donne che hanno affiancato questi straordinari personaggi che hanno portato Napoli ad essere la terza capitale europea, solo a Londra e Parigi. Sì, i re sono stati ormai studiati e apprezzati anche abbastanza, sulle regine si parla di meno, ma tutti conoscono questa, come disse D'Annunzio, l'aquilotta bavara. C'è Maria Sofia di Wittelsbach che a Gaeta si è coperta di gloria, ma che anche nei pochi mesi in cui è stata regina di Napoli ha dimostrato delle qualità assai moderne per una donna del XIX secolo, perché questo è importante. Ma non ci soltanto lei, io ricorderei Maria Carolina, un'altra grande regina, che addirittura metteva in imbarazzo il grande Napoleone Bonaparte, perché aveva una tenacia e una volontà nel difendere il suo regno veramente encomiabili. Maria Carolina, figlia di Maria Teresa d'Austria, la grande imperatrice asburgica. Quindi abbiamo avuto anche delle grandi regine a Napoli. E non a caso un grande regno tiene un grande re e tiene anche una grande regina, che bisogna riscoprire insieme a tutte le donne del regno che già da allora dettero forse al mondo intero un messaggio importante. Pensiamo, e non voglio approfondire questo, alle brigantesse. Che cosa ci arriviamo, bravissimo, perché il secondo giro di domande noi parleremo proprio delle brigantesse. Noi lo avevamo detto in studio, abbiamo una fortissima rappresentanza di gruppi, organizzazioni, associazioni borboniche provenienti da diverse parti di Napoli e della provincia. Arsi Luminandi ha sintetizzato in questo meraviglioso lavoro editoriale di Lopez tutto quello che noi ci stiamo dicendo, lo ha fatto con degli approfondimenti meravigliosi. Io parlavo delle donne, delle regine dei Borbone, proprio perché lo abbiamo letto io e il professore Damiano, perché abbiamo avuto il privilegio di fare una presentazione, anzi due, di questa straordinaria opera, e a pagina 232, ricordo ancora la pagina, è dedicato un passaggio bellissimo proprio a Maria Sofia, proprio sugli spalti di Gaeta. Quindi io ancora una volta invito chiunque sia interessato a contattare Arsi Luminandi per fare degli approfondimenti importanti. Ritorno al dottore Damiano, stavamo parlando delle varie regge. Di solito quando parliamo delle regge di Borbone, ma delle tantissime straordinarie opere, si cade sempre Caserta, Palazzo Reale, Capodimonte, ma ce ne stanno tantissime altre che hanno solcato veramente, hanno fatto passaggi storici straordinari. Una di queste è Reggia di Portici, che era la casa estiva, la casa delle vacanze di Borbone, possiamo dire questo? Possiamo dire. Che non è una reggia secondaria, assolutamente. Splendida, tra l'altro aveva una postazione dove si potevano prendere i bagni di mare, c'era una coltivazione per l'epoca avveniristica, pensate che si coltivava l'ananas, e in fondo oggi che sia sede della facoltà di agraria ha un senso, visto che in questi giardini, in questi orti si facevano sperimentazioni. Borbone anche in questo, insomma, devo dire, erano all'avanguardia. Sbaglio se mi collego all'Orto Botanico di Napoli, che è stato... L'Orto Botanico di Napoli in realtà fu pensato dai Napoleonidi, però fu realizzato dai Borbone, perché non fu Quindi deciso erano, senza erano mai... molto legati alla cultura, alla ricerca. Assolutamente sì. Erano avanti nel tempo rispetto ad oggi di 50 anni, voglio dire. Lei pensi che la prima regina, mi ricollego a quanto diceva
il professore qui, la prima regina è Maria Amalia di Sassonia, che porta in dote il segreto della porcellana, che è un segreto tecnico, chimico, ma è anche poi qualcosa che permette di produrre arte. Quindi vedete come si sposano cultura, scienza e gusto per il bello. E arte, e parlando, io devo inevitabilmente ritornare e chiedere alla regia di inquadrare di nuovo questo libro, che di porcellana c'è un pezzo straordinario in copertina. Di arte, basta guardare l'opera come è stata realizzata, cultura, bisognerebbe leggere tutte e 465 pagine. Quindi, professore Gulì, noi prima stavamo parlando delle regine, ma ci sono state delle regine popolari e popolane che hanno fatto la storia anche nel momento più drammatico del regno. Hanno difeso con le unghie e con i denti i loro uomini, i loro figli, ma soprattutto la loro terra, la loro casa. Sì, anche se noi ci ricolleghiamo alla funzione della donna in questa parte della penisola italica, che è stata sempre molto importante, poiché statisticamente quello che sopravviveva era la nonna. Diventava il capofamiglia, diventava colei a cui si riferivano tutti quando c'era un problema, non soltanto nelle famiglie questo avviene, ma anche nella comunità. La famiglia patriarcale. Sì, esatto. Quindi non a caso, quando c'erano dei grossi problemi anche nazionali, come nelle invasioni, prima con i francesi, poi con i franco-piemontesi, sono sempre queste donne anziane che addirittura prendono l'iniziativa e spingono gli uomini a difendere la patria. Ecco, questa è una cosa molto bella e molto importante. Ecco perché poi ci sono le brigantesse, che sono soltanto il frutto di queste organizzazioni date a monte da queste vecchie, da queste che avevano la saggezza popolare e che ancora oggi sono molto apprezzate. Custodi della verità, fermiamoci qua. Sì, e su queste parole un piccolo break pubblicitario, torniamo subito. Eccoci qua, siamo ritornati in studio. Dottoressa Piccirillo, lei ci deve svelare un segreto, perché a telecamere spente stavamo parlando di una sorpresa, di una produzione importantissima che sta realizzando la Ars Illuminandi. Non le voglio fare veramente svuotare il sacco, come si dice, però qualche anticipazione ce la può fare, dai. Io non vorrei fare anticipazioni, è una sorpresa per tutti, c'è già in produzione un orologio storico, non mi faccia dire altro. Va benissimo, noi lo aspettiamo con ansia, saremo... Anche esso a tiratura limitata, È chiaro, e noi saremo orgogliosi poi di poterlo presentare in trasmissione nel prossimo giro autunnale, perché noi avremo ancora due puntate, poi il ciclo si conclude. Abbiamo voluto fortemente in palinsesto parlare dei Borbone, perché i Borbone sono la nostra storia, la nostra cultura, le radici del popolo napoletano. È corretto dire napoletano? Assolutamente. E parlando di popolo napoletano, professore Gulì,
chi faceva parte, chi componeva questo popolo? I napoletani erano anche i molisani, gli abruzzesi, i calabresi, i pugliesi. Questa è una cosa molto bella, molto importante, che dall'unità d'Italia in poi si va progressivamente perdendo. Addirittura si va oggi ad anteporre gli abitanti di Napoli a quelli di Salerno, Caserta, cose assurde. Delle competizioni che non stanno nel cielo, a livello, popolo. Di tifoseria calcistica, invece eravamo un popolo. E ancora oggi, ecco, vi dico una cosa: quando sono stato in Argentina, i meridionali emigrati là si chiamano Itanos, e viene da Napolitanos, che per loro essere di Isernia o essere di Lecce è napoletano. Noi dobbiamo riscoprire queste cose per portare avanti un'unione che poi potrebbe essere utile in tanti altri campi. Io devo dire una cosa: il professore Gulin, fatemelo dire, fa un lavoro e un'opera veramente, oltre che meritoria, straordinaria. Lui dedica tutto il suo tempo libero a diffondere la storia, lo fa nelle scuole, lo fa nelle associazioni, lo fa con gruppi di amici, con gruppi di persone che non sanno, non conoscono la nostra provenienza e le nostre radici. Poi dopo ne parliamo. Mentre invece al dottor Damiano, stavamo parlando delle regge, è vera sta storia che il re si rivolgeva alla regina in lingua napoletana? Il re era l'ho letto da qualche parte. Il re era assolutamente napoletano. E a corte si parlava napoletano? Sì, era la lingua, non posso dire lingua ufficiale, perché non era stata normalizzata, come si dice tecnicamente, ma era la lingua parlata, ed era una lingua, io sono figlio di napoletani, quindi l'ho sentita parlare a casa mia, mi ricordo c'era una forma più evoluta che era il napoletano parlato dalla classe colta e c'era il napoletano popolare. Il cosiddetto napoletano volgare, non perché... No, del volgo, voglio dire, del popolo. Certo. La tragedia di oggi è che questa lingua è praticamente persa, nel senso che i termini si sono imbarbariti e alcune parole si sono così corrotte che hanno delle forme che hanno significati assolutamente diversi. È una perdita gravissima, non soltanto per l'identità, ma per la cultura. Certo, proprio in una fase in cui il napoletano è diventata lingua a livello internazionale. Ma voi pensate che ancora oggi i famosi tre tenori, dopo aver cantato romanze meravigliose dei grandi autori italiani, quando passavano alle canzoni, cantavano canzoni in napoletano, e chi le scriveva? Certo, assolutamente persone anche di grossa cultura, raffinati poeti. Ma molte di queste canzoni nascono dal basso, sono prodotti dell'ingegno del popolo napoletano. Sì, frasi ascoltate anche nei mercati. E noi, a proposito di cultura, di scuola, sì, avrei Sara voleva una fare domanda, una domanda al professor Damiano, a proposito proprio di quello che diceva Sergio a proposito delle scuole. Secondo lei, a distanza di 157 anni ormai possiamo dire, sarebbe il caso, sarebbe doveroso, direi, poter aumentare quello che è la conoscenza all'interno delle scuole, quindi parlarne in maniera più ampia all'interno delle scuole della storia borbonica, in particolar modo nei territori dove le scuole comunque hanno avuto a che fare, nei territori delle ex Due Sicilie, terreno delle Due Sicilie. Sarebbe l'ideale, il problema è che ci sarebbe bisogno di una formazione prima che dei giovani, dei grandi. Perché ovviamente la cultura ufficiale, chi si occupa di storia in maniera professionale, nelle università, nei licei naturalmente, questa conoscenza più o meno la ha. Dico più o meno, però andrebbero rivisitati i programmi addirittura, e questo credo sia un problema, perché i programmi vengono decisi, non sono sicuro, ma a livello nazionale non credo che ci sia poi questa intenzione di aprirsi, oddio, di questi tempi con governi diversi, più attenti alle differenze linguistiche, culturali certamente, di tante parti d'Italia, forse qualche piccola speranza ce l'abbiamo. Siamo quasi in conclusione, professore Gulin.
stavamo parlando delle matrone, delle brigantesse, ce n'è una su tutte, che va ricordata, sono state tutte straordinarie, ma ce n'è una su tutte. Un passaggio, glielo concedo. È la grande Michelina De Cesare di Mignano. Io che sono sarebbe stato... la mamma di tutte le brigantesse. Sì, anche perché è documentato quello che ha subito e quello che ha fatto, e soprattutto l'oltraggio che ha avuto di essere prima avere l'oltraggio dei soldati piemontesi, poi essere uccisa barbaramente ed essere appesa nuda per molte ore per far capire alla popolazione, per terrorizzare la popolazione, come si usava purtroppo fare durante il brigantaggio. Questi sono argomenti che bisogna veramente far conoscere ai nostri giovani. Come tu hai detto prima, io spesso vado nelle scuole, i programmi ufficiali giustamente sono intoccabili, però oggi è possibile affiancare dei corsi specialistici, soprattutto di storia territoriale, e molti dirigenti scolastici stanno accettando questo discorso. Questa è una addirittura bellissima a Scafati ho portato il mio primo libro che è stato adottato per far fare una ricerca ai ragazzi. Quindi questo è un modo per aprire, giustamente più difficile trovare i formatori, ma noi e tanti altri sono disponibili per dare una mano, perché i ragazzi restano veramente trasaliti ascoltando la nostra storia e restano con un orgoglio nuovo quando hanno sentito queste cose, quando hanno visto le bellezze di questa bandiera che vedete anche voi, che non è poi la bandiera di Borbone, ma è la bandiera di 730 anni di storia di questa grande città, Napoli. Quindi sono tutte le dinastie precedenti effigiate in questa bandiera, e veramente questa la fa unica al mondo. Noi siamo quelli che non abbiamo mai dato un taglio al passato e alle tradizioni, come purtroppo è accaduto da 157 anni a questa parte. Tagliare, spezzare con il passato significa regredire culturalmente, e noi non siamo mai regrediti, tanto è vero che la bandiera e i due siciliani di cuore stanno ancora qui. Io voglio concludere con un messaggio positivo. Sono passati 157 anni, 1860, per 15 anni sono state chiuse le scuole per cancellare un poco la memoria, quindi quasi due generazioni non hanno avuto modo di conoscere quello che era accaduto. Lo diceva anche Sara prima, a distanza di tanti anni lo Stato italiano ha ancora paura dei propri fantasmi, che tiene gelosamente chiusi ermeticamente nei propri armadi. Sarebbe il caso di cominciare veramente per una pax nazionale parlarne liberamente, serenamente. È successo, è stato consegnato alla storia. Cominciamo a dare dignità a questa parte di territorio, perché noi lo vediamo, c'è la disparità di trattamento sotto tutti i punti di vista, e questo fa ancora di più incavolare i meridionali. Proprio un flash, perché siamo in chiusura. Venite in archivio di Stato, i documenti non mentono. I libri li possono scrivere persone che sono della mia parte, della sua parte, della vostra parte. Il documento è la base della conoscenza storica. Io ogni tanto ci vengo, leggo e trovo delle cose meravigliose. C'è un messaggio che lei, Sara, ci legge. Noi siamo in chiusura, dopodiché passiamo ai saluti, vai. Perfetto. La redazione di Napoli News Magazine e l'Ager Campanus, da sempre in prima linea per sostenere la ricerca sul cancro, da quest'anno sono vicine alla Fondazione Maria Guarino Amorollus. La Fondazione è un sistema realizzato per sostenere la ricerca oncologica e la diffusione dell'informazione scientifica attraverso pubblicazioni e studi esercitati in collaborazione con università italiane ed estere. Tutto questo è possibile solo grazie al lavoro volontario e a titolo completamente gratuito dei medici che ne fanno parte. Il nostro impegno è quello di aiutare chi ci aiuta a combattere terribili patologie attraverso una raccolta fondi, per cui devolviamo il 5 per 1000 alla Fondazione Maria Guarino Amorollus, che è un semplice gesto che non costa nulla, ma dà una speranza e serenità a chi soffre.
Noi ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo innanzitutto l'ospite d'onore che è Ars Illuminandi con i suoi straordinari lavori, anzi il capolavori, ringraziamo il dottore Damiano, ringraziamo il professore Colì, ringraziamo tutti gli amici Nicola Di Frenna, Antonio Carella se non sbaglio, Nicola Monacella, la signora si chiama Angela Cucilato, lei? Ringraziamo tutti quanti voi per la partecipazione, ringraziamo voi che ci avete seguiti ed ascoltati, ci vediamo venerdì prossimo, stessa rete, stesso orario, stesso programma. Buonasera. Buonasera.